storia dell'appendio craft. Allora, perché voi mi chiederete subito, non ho più le cose che avevo prima? Perché sono morto. Allora, praticamente ho trovato un dungeon, cioè ero offline, avevo trovato un dungeon che mi andava di esplorare, era tipo un covo, un cilindro piccolissimo che andava giù di piani e piani, tantissimo, ecco, e praticamente al terzo piano sono morto e ho dovuto rifarmi tutto, ecco, e questo è la prima cosa. La seconda cosa, che direi che abbiamo finito il primo viaggio, e per cui oggi ci inizieremo al primo viaggio, il secondo viaggio, ecco, che sarà molto, ma quando dico molto è molto pericoloso, perché avete in mente l'altra volta quando sono andato, ho trovato quel portale, ecco, un mio amico mi ha detto che è molto pericoloso entrarci dentro, per cui direi di, cioè, non portarci molta roba. Allora, esempio, tutti questi materiali che ho trovato in miniera li lascio qui. Questo non so cos'è, ma credo comunque abbia tanta fame, sì. Questa lampada la piazzo su questo tavolo, ecco, è un po' piccola. Cosa ne dite voi? Tanto avevo messaggi su Skype, vabbè, come sempre, tra l'altro. Ormai sono abituato che mentre registro mi arrivano i messaggi, e direi di andare. Ci vediamo quando sono arrivato al portale. Ok raga, eccoci davanti al portale. E prima di entrarci vorrei dire una cosa. Allora, Sam, se tu stai guardando questo video, ti dico subito che io rischio, anche se mi dici che è pericoloso. 3. Intanto mi sono fatto anche questo libro con scritto le coordinate di casa. 3. 2. 1. Che il secondo viaggio abbia inizio. Ah, ok, perfetto. Qua c'è il portale per tornare a casa. Questo è l'importante. Ho già paura. Secondo me c'è qualcosa lì sopra. No, non c'è niente. Ma se io cado nel vuoto... cos'è quello? Monolith. Un monolith, eh? Qui invece... ah, sì, altro monolith. Però questo... cos'è successo? Dove mi ha mandato? Dove cazzo sono? Oh, c'è un monolith. Che cazzo sono? Monolith. Li devo uccidere. No, ma adesso come faccio a tornare nel mondo reale? Cos'è successo? Ancora monolith. Mi sta tenendo sportando. Cazzo, sta succedendo? Aspettate, la luminosità al massimo, vero? La impostazione di sensibilità, luminosità brillante. So che non vedrete niente, però non capisco cosa cavolo sta succedendo. Sono in questa dimensione, è vero? Prendiamo magari... che cazzo sono? Unravel Brick. Possiamo farci qualcosa con questi cosi qui? No, non servono una minchia, proprio una minchia servono. Ma Sam, sempre se stai guardando questo video ti devo dire una cosa, avevi ragione, ma adesso come faccio a tornare a casa? Allora, o mi metto in pratica, creo un portale dell'End e nell'End creo un portale, e un portale del Nether, e nel Nether creo un altro portale nel Nether e vado nel mondo reale, oppure muoio, oppure rimango intrappolato qui per sempre. Ma che cos'è questo coso qui? Cioè solo... vabbè, ma dai, ma ogni volta che colpisco mi respawna qui. Vabbè, ma non vedo un cavolo neanche io. E vedo che non c'è danno da caduta. Vabbè raga, io vado in creativa e ritorno a casa, perché questo non ha senso, questo viaggio qui.
Ok, siamo a casa, fortunatamente ho fatto bene ad uno scaldatore, ad una... Oh. Non riesco, non ci riesco a non ascoltare sempre. Sì, ce l'ho fatta, sono un pro. Ecco, non ci sono riuscito e queste sono le conseguenze. Comunque, direi che non iniziare il secondo viaggio, i 7 viaggi, ma di dare sì un attimo alla casa. Allora, questa è la mia... ho scavato ancora un po', ma io qua direi, allora, prima di tutto direi di farci una pala fatta con il filo. Allora, stecchini, ho fatto diciamo una scala che porta su, ok, al tetto possiamo chiamarlo. Illuminiamo un po' prima che ci spugni qualche mob. Ok, dai, e proviamo a prendere questa roccia qua. Allora, intanto questa qui andrà verso lì. Vediamo questa ai cobblestone, sì. No, il marble, vediamo. Ma si fa soltanto queste cose, è come cobblestone. One way block fencing set to away. Oh, ho cliccato un tasto. Ah, non lo so. Cavolo è successo? Boh, vabbè, dettagli, lasciamo stare. Allora, come stavo dicendo, prendiamo poi la pistazzoli, ok, li prendiamo, perché mi vuole anche, ah, non è vero che non servono i lapislazzoli, perché siamo nella 164, per cui chi se ne frega dei lapislazzoli? Qui però non saprei come fare il tetto. Allora, devo iniziare, diciamo, a fare un deposito delle ceste, che non farò una struttura proprio apposta per le ceste, ma qui sopra metterò, diciamo, tutte le ceste con tutti i materiali in ogni cesta. Per cui, da così, dovrebbe diventare così. Allora, dopo aver speso così tanto, tipo 30 miliardi di pezzi di legno per fare le ceste, 30... Vabbè, la cobblestone aveva tanto legno, invece un po' di legno. Ecco, il tetto, allora, la costruzione, non so bene come farlo, invece sì che so come farlo, però mi serve la cobblestone. E vedi, se faccio un tetto con questa roccia qui, è vero, ci sta. Ok, adesso, dopo aver fatto un buco un po' non molto naturale, diciamo, che tapperò poi quella della stone, dobbiamo iniziare a fare, diciamo, il tetto così, sperando che tre stacche e mezzo che qua di marble e cobblestone. No, sta scherzando. No, ma da dove è caduto sto uovo? Io credevo che quella quella in fondo avesse fatto un uovo, no? E l'aveva lanciato giù. Ma... non so. Boh, comunque, dovrebbe bastare il marble questo qui, che ormai non chiamo più neanche marble cobblestone. Comunque, se è cobblestone, dovrebbero esserci anche i marble qui. Però, cioè, troppo impegnativo stare lì a fare tutte le cose. Ah, poi magari, mi sa che i marble brick si fanno con la, non con la marble cobblestone, ma ci sarà anche la marble stone. Sì, infatti. E voilà, fatto. Ok, adesso ho fatto questo che sta malissimo. Questo sta malissimo. Allora, fatto tutto il tetto. Allora, che dal fuori già visto non si vede neanche il tetto dietro. Dobbiamo andare a prenderci a craftarci più che altro dei cartelli, perché distribuiremo bene tutte le ceste, però qui serve da fare così. Comunque il marble mi è bastato e mi è avanzato, me ne è rimasto uno stacco e mezzo. Allora, adesso ho messo anche in giro queste fornaci qui, così almeno uno arriva e fa cuocere, diciamo. Allora, il lavoro dei cartelli e di travasare, sì, di esportare tutte le merci, sì,
vabbè, di prendere tutti gli item e metterli qua. Li farò offline perché non li uso. Direi qua. Allora, prima di tutto direi di andarci a craftare una pala. Perché quel cosino lì di fatto così schifoso, fatto con la terra, non mi piace per niente. Dobbiamo decidere un materiale. Allora, direi di iniziare a palare via tutto. Ok, ci ha voluto molto meno tempo del previsto, perché era adesso fatto un piano, e direi di provare così, a vedere come viene. Poi se viene male cambiamo. Allora, vediamo, Fino su in alto, sì, lo lasciamo. Anzi, io direi anche di fare una bella... No, di uno. Di fare una bella cosa. Di metterci su questa parte. No, qua la copia sta non mi piace. Vabbè, vado a fare altri stoni. Anzi, no, vediamo come ci sta il legno. Come ci sta il legno. Sì, va bene. Su questo punto sta anche bene. Allora, però... Allora, prima di tutto... Qui serve una botola e andiamo subito a craftarcela con 5 pezzi di legno, giustamente, e me ne manca uno ancora. Allora, dai, un pezzo di legno. Oh raga, non ho più legno, mi sa che in uno di questi giorni, magari offline, devo andare allora un pochettino a fare un po' di mining, perché voglio farmi un diamond, tutto, perché così almeno posso resistere di più a tutti i dungeon. Allora, poi qui stavo dicendo, prendiamo un po' di cobblestone e facciamo tipo l'effetto quello vecchio. Cioè, adesso vedrete, se io metto della cobblestone un po' sparsa, un po', cioè, a caso, tipo, sì, così va bene, guardate che effetto dà. Adesso ne metto una anche qua giù, qua e qua. Da un effetto tipo muro distrutto vecchio. Ed è figo, sì, lo lascio così. E forse in mezzo, che è qua. No. Ah, cioè, è vero però, faccio proprio decentrato. Sposto la scala qua, perché almeno così non è asimmetrico, perché le cose asimmetriche non sono molto belle da vedere, diciamo. Allora, scale. Ok, e adesso rimettiamo il pezzetto di il blocchetto di legno e la botola. Ok, adesso che è simmetrico, qui possiamo metterci giusto, si è sparso un blocco, la colonna di legno lavorato. Non lavorato, che giustamente non ho, e per cui devo andarlo a prendere. Sì, vabbè, lo faccio offline. E piazziamo un pochettino di torce per fare un po' di illuminazione qua e qua, così. Sì. E direi che per questo video è tutto. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi se non siete già iscritti, commentare, e ciao a tutti.